Ci siamo. Va bene. Grazie mille, dottoressa Tomasi, per il tempo che mi ha concesso per questa intervista. Sono contentissimo. Io vorrei iniziare prima di tutto dicendo qualcosa di me, dopodiché vorrei che anche lei dicesse qualcosa di lei, di modo che le persone che ci stanno seguendo sanno io chi sono, lei chi è, perché siamo qua, il motivo per cui ho voluto intervistarla. Allora, prima di tutto io non sono un medico, assolutamente no. Io sono una persona qualunque che semplicemente si è stancata di avere malattie autoimmuni perché ho sofferto di psoriasi sin da bambino, solo che dall'età di 25-26 anni, adesso ne ho 32, si è aggravata parecchio. Okay? Quindi ho iniziato ad avere chiazze di psoriasi su tutte le parti del corpo e quindi chiaramente ho iniziato a rivolgermi a dermatologi, medici. E io ce l'ho parecchio con la classe medica, con i medici, sono arrabbiatissimo. Il motivo per cui ho iniziato il canale che ho chiamato Diario Carnivoro. Perché? Che succede? Avendo frequentato, comunque essendomi rivolto a parecchi medici, parecchi dermatologi, tutto quello che ho visto fare è somministrarmi farmaci. Ok? Non si parla assolutamente di alimentazione, zero assoluto. Quindi, i classici cortisonici. E tutte queste cure qua. Si inizia a parlare di cure biologiche come se fossero il sacro Graal, la risoluzione di tutti i mali, ma io credo che sia un'altra truffa, perché se la psoriasi, le malattie autoimmuni sono causate dall'alimentazione principalmente, quello che ho potuto vedere io, che cambiando alimentazione, io seguo una dieta carnivora, ok? Prima di arrivare ad una dieta carnivora ho iniziato a sperimentare diverse cose, dieta chetogenica, dieta low carb in generale. Ho visto che avevo ancora problemi, dovevo ancora eliminare tanti altri alimenti, fino poi ad arrivare alla dieta carnivora. E stavo dicendo sulla mia storia che l'anno scorso la psoriasi si è aggravata con un'orticaria. Un'orticaria che non ho mai visto a nessuno, avevo dei ponfi giganti su ogni parte del corpo. E l'ultima dermatologa che ho visitato, o meglio, l'ultima dermatologa dalla quale sono andato per farmi visitare. Quando io le ho chiesto qualcosa sull'alimentazione, se potesse avere un nesso, se potessi cambiare qualcosa, qualche alimento, non mi è stato detto assolutamente niente. Zero assoluto. Ho avuto consigli veramente strani, strampalati, assurdi, che io mi vergognerei a raccontare. Quindi ho Ma non so sperimentato. Roberto come Sì. mangiava quando ha avuto una diciamo così, recrudescenza dei sintomi, come stava mangiando. Quella che viene comunque chiamata la classica dieta mediterranea, per cui io mangiavo pasta a pranzo e poi la sera mangiavo soltanto verdure e un secondo. Ok, quindi è una normalissima dieta che viene chiamata mediterranea. Certo, Diciamo così, abbastanza varia perché lei non è che mangia sì, reali. mangiavo di tutto. Sì, ok. E quindi sia cereali, sia secondi come, che ne so, carne, pesce, formaggio, verdura, mangiavo tantissimi, ad esempio spinaci, ma un Certo. motivo per cui io sono molto arrabbiato con i medici è che, con la maggior parte almeno, lei non rientra tra questi, che quando si parla di alimentazione, quelle pochissime volte, si parla sempre di frutta e verdura come se fossero il centro dell'universo. Vero. Ok, frutta e verdura, ma nessun medico mai spiega i danni che può causare il fruttosio e soprattutto io non ho mai in tutta la mia vita sentito parlare di antinutrienti presenti nella verdura e negli alimenti vegetali, mai e poi mai. Per cui sentiamo, che so, la verdura contiene tantissimi nutrienti, nella verdura c'è anche il calcio, certamente, ma ci sono anche gli ossalati che non ci permettono di assorbirlo per bene questo calcio. Quindi che facciamo? Io ho scoperto nel momento in cui ho eliminato tutti i vegetali che la psoriasi regrediva, l'orticaria spariva, non avevo più il prurito, dovevo fare docce fredde per combattere l'orticaria. A un certo punto ho dovuto smettere di fare le docce fredde, ho detto che è successo qua? Non ci credo, perché sono stato parecchi mesi, tipo 6-7 mesi con questa orticaria pazzesca. Per cui il motivo per cui io sono arrabbiato con i medici è che non parlano mai di alimentazione. Quando se ne parla, si va sempre a finire con frutta e verdura, la dieta deve essere varia, la dieta mediterranea è la migliore del mondo, ma perché? Io non ci credo. Ho messo tutto, come si dice, ho messo tutto in gioco, ok? Ho cambiato proprio le carte in tavola, ho messo in discussione tutto e ho scoperto che ci sono tante altre verità di cui in realtà nessuno mai parla. Quindi. Questo è il. Ah, poi altra cosa.
nessuno parla mai della carne. Ma perché? non lo capisco proprio, è allucinante. Anzi, quando se ne parla, si dice soltanto che la carne fa venire tumori, che fa male, bisogna ridurre il consumo. Al massimo si parla del pesce, al massimo proprio. Sì, ma il pesce non lo consumano perché dicono che è pieno di metalli pesanti. Anche. Queste osservazioni sulla carne mi viene sempre da sorridere, perché ai miei pazienti dico che se la carne facesse venire il cancro, ci saremmo estinti. Esatto. Quindi è già un difensicolo. Quando dicono non si possono mangiare più di 2 uova in settimana, anche questo mi piacerebbe vedere chi l'ha detto. O quando si dice che il colesterolo fa venire le placche e ti fa venire l'ictus e l'infarto. Anche questo, cioè nel senso, ci sono degli interessi dietro, adesso non su quello delle uova, no, su quello che la carne fa venire il cancro, no, però qui dobbiamo prestare molta attenzione, perché la prossima campagna crociata di Bill Gates è quella di fare la carne sintetica, l'avrà sentito anche lei, no? Certo, ne ho parlato anche sul canale, certo. Ah, ecco, quindi voi capite che se adesso andiamo verso la carne sintetica siamo veramente andati. Il guaio è che forse spezzerei un momentino una lancia a favore della dieta mediterranea. Quella che fa la maggior parte della gente non è dieta mediterranea, perché hanno fatto un'intervista parecchi anni fa dove hanno chiesto che cosa intendesse la gente per dieta mediterranea e hanno risposto appunto mangiare pasta, pane, pizza, no, però c'è l'olio d'oliva, come se il nostro povero buonissimo olio di oliva, dove qui anche c'è un'ignoranza che è micidiale, perché avere un buon olio di oliva spremuto a freddo, giusto come quello insomma che troviamo le eccellenze italiane, perché siamo l'unico paese al mondo a avere delle eccellenze non solamente culinarie ma in tantissimi altri ambiti, ma parliamo di eccellenza culinaria, ecco, lo trovi in Italia questo olio qui. E se vai anche, quando mi dicono sì, ma è caro, sì sì certo che è caro, perché quel poveretto che lo produce ha dei costi notevoli di produzione, però ci sono i cosiddetti, lo dico sempre io alla gente, i GAS. Che cosa sono i GAS? I gruppi di acquisto solidale, dove ci si mette insieme, si riesce a acquistare un grande quantitativo e allora si riescono a battere i costi. La stessa cosa è con la carne, ma non è che nella dieta mediterranea, se facciamo il bagno nell'olio di oliva, mettiamo a posto tutte le altre aberrazioni alimentari che si fanno, ma molto spesso la gente ha quest'idea qui. Poi io ho visto che da noi è comunque anche abbastanza così, che però a maggior ragione centro e sud Italia, se togli il cereale, sembra che non ce la fanno. Infatti, io penso, adesso io non sono andata a guardarmeli ultimamente, che i tassi di sovrappeso e obesità, che sono devastanti in tutta Italia, anche quella infantile, è terribile, ma penso che aumentino o che siano maggiori, diciamo così, in centro-sud Italia, per il fatto appunto di abitudini alimentari con un carico tremendo di cereali, perché ad esempio se pigliamo anche Napoli, dove si mangia da Dio, una città che a me piace tantissimo, ma avete tanti dolci anche, le sfogliatelle, i babà, giusto Roberto, tantissime, ma ottimi. Però sai, se è una tantum è un conto, ma se io faccio il corollario di pranzi e la brioche di qua, la sfogliatella di là, e poi c'è la pizza e la focaccia e quant'altro, questo lo metto dentro una cosa tipo 15 volte in settimana, tu capisci che il metabolismo se ne va, se rimane il metabolismo. Poi se ci sono malattie autoimmuni, come quelle che ha provato il Roberto, ha maggior ragione, che si possono risolvere, io dico sempre, solo con l'alimentazione, che è facile, gratis e per tutti, ma evidentemente non è così semplice. Mi ha fatto venire a mente quando, come ha detto, con l'olio d'oliva che risolve tutti i problemi. È la stessa cosa che fanno, ad esempio, riguardo la Francia con il vino. Dicono, cioè, in pratica in Francia si consumano tantissimi alimenti che contengono molto colesterolo, per cui lo chiamano anche il paradosso francese, per cui... Certo, com'è possibile che i francesi non hanno problemi di malattie cardiovascolari eppure consumano tanti alimenti ricchi di colesterolo? E no, perché loro hanno il vino che è buono, il vino rosso. Io penso che noi in Italia non abbiamo niente da invidiare al vino francese. Certamente, certamente. Ma forse loro lo consumano di più, non lo so di preciso.
sappiamo che non è questo, sappiamo anche che non è il resveratrolo in Francia a creare questo, ma sappiamo anche perfettamente, io oggi ho visto una paziente che le avevano dato anche la statina, quindi una donna di 51 anni, quindi anche giovane, che ha il colesterolo sempre a 320-330, non ha un profilo lipidico brillante perché ha un HDL di 55 e 140 di trigliceridi, quindi non è proprio brillante, d'accordo? Però lei che cosa ha fatto? Ha capito che mangiava tanti carboidrati, mangiava il pane la mattina, la pasta a mezzogiorno, la sera un secondo con contorno di patate o di pane, quindi sono tre volte al giorno, poi frutta e quant'altro. Insomma, lei ha dimezzato il consumo di carboidrati della sua dieta, quindi non è che li ha ridotti, li ha dimezzati, anziché tutti i giorni mi faccio, oggi faccio il pesce, domani faccio la carne, poi mi faccio la pasta, quindi vede che non c'è problema, non è che basta che tu devi variare quello che mangi. E lei improvvisamente è scesa 218 di colesterolo, quindi vedete che è perfettamente possibile. Il guaio è che le informazioni che arrivano quando hai il colesterolo alto non è di ridurre i carboidrati, sia mai, è di ridurre i grassi, giusto? Quindi la gente cosa fa? Riduce i salumi, comincia a comprare prodotti light senza sapere che viene tolto il grasso, vengono aggiunti dolcificanti, perché sennò saprebbe di cartone, che fa letteralmente tutto, però gli scaffali sono pieni di sta roba qui, yogurt light, c'è anche il burro, che se non stai attento, c'è anche il burro. Che sì, hanno fatto anche il burro con minore contenuto di colesterolo. È una follia, senza sapere che l'85% di colesterolo nel nostro corpo lo produce nel fegato. Io lo dico sempre ai miei pazienti, ma se voi continuate nel tempo, no? A 30 anni magari mangi così, non succede niente, ma nel tempo il metabolismo cambia. Tipo noi donne, quando andiamo in menopausa, il metabolismo è tutto diverso. A prescindere, sui 50 anni il metabolismo ti cambia, d'accordo? O anche prima, se tu hai uno stile di vita completamente errato. Poi magari, Roberto, se vuole, ne possiamo parlare, cosa è importante ancora per il metabolismo, oltre a quello che noi mangiamo. Comunque, che cosa succede? Che tu mangi tantissimi carboidrati, poi questi della peggior specie ovviamente, perché sono raffinati, industrializzati, quello che mangia purtroppo tantissima gente, no? Questi qui ti stimolano costantemente una produzione altissima di insulina. Che cosa fa? L'insulina è un ormone anabolico, ti stimola il fegato a produrre colesterolo, quindi te lo stimola lui. Quando tu togli lo stimolo all'insulina, togli lo zucchero, hai meno insulina, meno colesterolo e meno trigliceridi. Perché? Perché tutto lo zucchero in eccesso viene trasformato in trigliceridi e finisce nel fegato. E ecco che abbiamo la cosiddetta epatosteatosi, che significa fegato grasso, la cosiddetta NASH, non alcoholic hepatitis, quando diventa un'epatite, oppure una epatosteatosi. L'epatosteatosi, quando noi cominciamo ad avere un fegato grasso, cioè con contenuto alto di trigliceridi nelle cellule epatiche, negli epatociti, che quando supera una determinata soglia può portare anche a una necrosi delle cellule epatiche, comincia ad avere quello che si chiama screzio epatico, perché escono le transaminasi, e comincia ad avere un'infiammazione, una steatoepatite. Se tu non togli quella che è l'anoxa, no? L'effetto tossico, in questo caso l'eccesso di carboidrati, la steatoepatite metabolica si trasforma in cirrosi, ma la cirrosi non è più reversibile. Questo la gente non lo ha capito. Negli anni 90, quando lavoravo in ospedale, noi avevamo molti alcolizzati, anche magari che venivano ricoverati per i più svariati motivi del nostro reparto, e avevano un'epatosteatosi con anche a volte una steatoepatite, e andavano in cirrosi. Quindi erano però sempre un'epatosteatosi alcolica, steatoepatite alcolica, cirrosi alcolica. Oggigiorno quello che è tragico è che non è più l'alcol, è raramente l'alcol, ma è il metabolismo. Oggi è arrivata una paziente che ha la figlia di 12 anni con l'epatosteatosi. 12 anni. 12 anni. Io sto vedendo sempre di più, nella tragicità della nostra epoca, ragazzi, teenager, cioè sotto i 20 anni, d'accordo, con epatosteatosi. Infatti io sono rimasta perché ho detto, ma
Però quando vedi anche che arrivano che sono obesi, ma non è che devi metterli a dieta, che devi fargli pesare, perché lo sa benissimo anche lei, Roberto, se tu ti metti a far pesare, se tu non lo metti in carnivore, gli fai pesare, gli piglia un colpo perché deve farsi 2 chili di carne se pesa 75 kg, giusto? Perché sono 2 grammi a chilo peso. Però è il modo, non è che devi cavargli tutto a questi se abbiamo un problema metabolico, basta che tu gli metti un equilibrio. Ma deve essere un equilibrio decente. Questa qui, questa bambina qui ha ricevuto una dieta, che io lì mi sono veramente inquietata, per non dire di peggio, che aveva il pane la mattina con non so cosa, poi c'era lo yogurt magro, niente. Poi la mela a metà mattina, poi c'era sempre una pasta a mezzogiorno e la sera c'era un secondo col pane. Siamo impazziti? Cioè, dico, poi c'era gli anacardi come spuntino. L'anacardo è fra le noci, se tu hai un problema metabolico, quello che con i pistacchi devi cancellare assolutamente, perché è quello, l'anacardo, al secondo posto viene il pistacchio, con il maggior contenuto di carboidrati in assoluto. Quindi non si tratta di dire è nocivo, no, ma è nocivo assolutamente per un soggetto che ha un disturbo del metabolismo. Quindi, e vedi delle cose pazzesche, questa povera bambina, ve le pesano tutto, ma siamo matti, specialmente i bambini, ma non, secondo me è veramente sbagliato. Lei ha detto anche una cosa giustissima, e questo mi dispiace, perché l'ho fatto anch'io per 20 anni. Roberto, di 30 anni di pratica medica fino al 2010, che tu chiedi al medico perché voi lo chiedete, perché io lo so che lo chiedete anche chi ha la colite ulcerosa, il morbo di Crohn, giusto? Non solo la psoriasi, quanti con la psoriasi chiedono: ma cosa posso fare qualcosa con l'alimentazione? No, 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 non si preoccupi, mangi quello che vuole. Ma è una follia, perché con lo stile di vita tu curi praticamente tutte le malattie. Questo è il diabete di tipo 2. Che è sta roba? Una malattia cronica? No, no, no. È una malattia acquisita, che è diverso. E dire: ma io ho genitori che avevano il diabete. Ho capito, ma tu hai genitori che avevano il diabete, ma non è che è una condanna. È una predisposizione. Esatto, quindi è come se ti dessi una pistola carica in mano. Allora, tu decidi se sparare, giusto Roberto? Quindi la stessa cosa anche per voi, decidete voi se volete sparare. Questa si chiama epigenetica, no? Quindi noi possiamo decidere di ad esempio, con una carnivore, puoi prendere un paziente diabetico e li puoi mettere a posto, diabete di tipo 2. Io ai miei pazienti preferisco sempre averli sotto controllo, perché se hai un tipo 1 diventa più semplice. Perché? Perché il tipo 1 è abituato a controllarsi 5-6 volte al giorno la glicemia. Io adesso siamo partiti con Ilaria Bertini, che è una nutrizionista che collabora con me, con un progetto diabete dove mettiamo quel sensore che si mette, non so se l'ha mai Ah, sì. provato, provi a farlo, è interessantissimo, no? È un sensore che è un bottone, cioè vi arriva a casa la scatolina. E vi rimane su, passate su quel cellulare un'application e avete costantemente in tempo reale i vostri valori glicemici. Io sono come San Tommaso, siccome volevo accertarmi che fosse tra l'altro, cioè che fosse veritiero, insomma, affidabile. Cosa ho fatto? In ambulatorio faccio tutti i prelievi. Ho detto alla mia infermiera: adesso mi fa il prelievo, vediamo la glicemia e io faccio lo scan con il cellulare. E era giusto, cioè era lo stesso valore addirittura. Quindi importantissimo questo, aiutare la gente a prendere coscienza, tipo una carnivore, la puoi mettere a posto un metabolismo, come Roberto si è messo a posto la pelle. Avrei da dire moltissime altre cose. Ci sarebbero da dire moltissime altre cose riguardo un consumo eccessivo di carboidrati, che non riguarda soltanto patologie, come io ho parlato della psoriasi, lei ha parlato della malattia di Crohn. Io sul mio canale ho portato un caso di un ragazzo quindicenne guarito completamente da una malattia di Crohn con la dieta carnivora, dove tutti i farmaci avevano fallito completamente. Questo era un ragazzo americano. Comunque. Ci sono anche molte altre piccole cose che rendono la vita molto più semplice nel momento in cui si comincia a dimezzare, poi se uno vuole ad eliminare i carboidrati. Come ad esempio, io sono a digiuno da più di 24 ore. Sarebbe stato impossibile per me fare qualcosa del genere quando mangiavo un po' di tutto e ogni 2 o 3 ore avevo fame. Pochi giorni fa mio fratello ha mangiato, che lui mangia un po' di tutto, è più piccolo di me.
ha mangiato alle 2, alle 4 già aveva fame. E mi diceva, non vedo l'ora che viene sera per mangiare. Cosa? Io sono in quel periodo avevo fatto un digiuno di 60 ore, non avevo nemmeno fame. Certo. Questo è allucinante, è una delle prime cose che ho notato, il senso di fame proprio sparisce. La sazietà, è vero, è molto maggiore. Infatti oggi è venuta una paziente che avevo messo in carnivore per 4 settimane e mi ha detto, no, ma io avevo sempre fame. Cara, la mia Sara, ha sbagliato qualcosa. Perché? Ma mangiavo 4 bistecche. Mangiate 3 uova, oltre alle 4 bistecche, aumenta l'intake di grasso, perché molto spesso la gente piglia carne magra, giusto Roberto? Esatto. Per forza che se pigli la carne magra, il grasso, la proteina sicuramente sazia molto di più del carboidrato, perché quante volte la gente dice, ah, ma se io non mangio il pane, se non mangio un carboidrato, se non metto vicino il riso, un contorno, non sono sazio, non è vero, perché se tu mangi 2 bistecche e 4 uova, sei sazio. Noi donne, no? Voi magari fate 3 bistecche o dipende, insomma. Io vedo mio figlio che lui ad esempio aggiunge il riso perché poi lui si sta allenando così, ma che si fa 2 bistecche, si fa delle uova e poi ci aggiunge il riso. Poi puoi fare carnivore e aggiungere anche, lo possiamo magari vedere dopo, delle quote di carboidrato, specie se fai un allenamento pesante, no? Basta, dipende quanti grammi... Puoi tenere sotto i 50 grammi o sotto i 100 grammi, poi decidi tu cosa. Ad esempio, sicuramente quel tipo di vegetali con meno antinutrienti in assoluto sono tipo, non so, la zucca, l'avocado o la lattuga, no? Quelli che sono meno impattanti. O meno peggio è sicuramente la frutta rispetto invece a spinaci, melanzane, legumi o quant'altro. Io l'unico che consumo è il limone. Per il resto solo carne, grasso. Ho iniziato a sperimentare con i turli d'uovo. Per il momento mi sto trovando bene. E non, pesce niente? Pesce lo mangiavo fino a qualche mese fa, ma sinceramente a me piace così tanto la carne. Vabbè, allora. Mangio sempre carne di manzo. Sì. Benissimo. Invece a me piace molto ad esempio il pesce, mi piacciono le uova, vero? Poi c'è anche chi inserisce dei formaggi, lì starei sempre un pelo attenta per il fatto di la caseomorfina, no? A 7, voi sapete, valutare, no? Se dici, ma mangio del parmigiano, insomma, va sempre valutato da caso a caso, che io un paziente con la psoriasi non glielo darei, no? Ecco, io il formaggio non lo aggiungerei mai, anche perché in passato ho visto benissimo, quando eliminavo i vari alimenti, so benissimo a quali reagisco... Tra l'altro, persino alle uova, invece per questo sto provando con i turli d'uovo, per toglierli dall'albume. Per il momento sto vedendo che va bene. Comunque i formaggi mi danno reazioni allucinanti, quindi assolutamente no. Al massimo proverei un po' di burro, proverò con il burro più avanti. No, interessante il fatto, Roberto, mi farebbe piacere sentire anche la sua opinione. Io ho visto da paziente. Sì. No, che quando uno intraprende una strada dove diventi cosciente e prendi anche il controllo sulla tua patologia, cioè della serie che riesci a risolvere i problemi, ti ascolti, impari ad ascoltarti e a sperimentare su di te. Io ho una carissima paziente, la Monica, che lei è una che ha scoperto che quando mangia i latticini le fanno un effetto, è come se fosse... un brain fog completamente confusa. Bello, no, questo? Quindi questo l'ha proprio scoperto, che ci ha messo un po', e a me lo fa ogni tanto, no? Quando ad esempio magari mi mangio uno yogurt, quindi sono molto molto attenta, cioè non avrei mai mangiato ad esempio oggi a mezzogiorno un latticino, ho messo vicino perché sapevo che questa sera c'era la diretta, quindi devo essere nella piena facoltà delle mie, quindi io oggi mi sono sparata uova e ho fatto pesce a mezzogiorno con maionese e questa sera io mi faccio una specie di omelette senza farina ovviamente con le uova e con un cioccolato biologico, ecco, quindi era il mio carboidrato di oggi, era quello e basta, ho cenato appunto, ma io sto bene così. A me è facile indovinare, carne di manzo e turli d'uovo, basta. Comunque, che volevo dire? Ah sì, certo, si diventa molto molto consapevoli.
Però... C'è un'autoconsapevolezza incredibile. Io ho notato che con le uova mi escono dei puntini pruriginosi sulle mani, solo quando mangio le uova. non il tuorlo. No, con l'albume. Certo. Almeno per il momento sembra che sia solo l'albume. Sfatiamo il mito, perché molti si mangiano l'albume, no? Gli albumi si comprano anche, no? Quelli lì. Ah, vabbè, sì. Terribile. Io infatti dico, se devi buttare via qualcosa dell'uovo, butti l'albume. Certo. Ecco, mi raccomando che il tuorlo contiene molte più proteine rispetto all'albume, mi raccomando. Quindi grassi soprattutto, è ma grasso. anche molti più nutrienti in generale. L'omega 3 è lì dentro, no? Quindi lecitina, molto molto Il nutriente. retinolo. Ecco, tante delle cose che io ascoltando la medicina tradizionale non ho mai sentito dire, è che per esempio ci dicono sempre che quando prima parlavo di frutta e verdura, che siano gli alimenti più salutari che esistono e che lì si trova tutto, ma assolutamente no. Io ho fatto tante ricerche, ad esempio ho fatto molti video sulla dieta vegana, per smontare tante dei loro argomenti. E una delle prime cose che ho notato è che tanti nutrienti che sono presenti soltanto in cibi animali non sono Esatto. presenti in cibi vegetali. Dov'è il retinolo, che sarebbe la vitamina A nella forma attiva? Non esiste nel regno vegetale, c'è il beta-carotene, Sì, ma ma il... noi non siamo attrezzati per trasformarlo in retinolo. c'è, esatto, c'è un tasso di conversione bassissimo, Ecco, questo è più giusto dirlo così. È tipo come 3%, vedete, 5%. io piglio l'olio di lino, no, che è acido alfa-linolenico, e ora ho risolto con gli omega 3. No, perché noi 100%. Assolutamente no. 10% in EPA DHA, no? Ma ci sono tanti, purtroppo, tante notizie false, no, Roberto, che vengono dette. Ed è verissimo questo, perché se poi quello che le consiglio, Roberto, di mangiare, quello che dicono i carnivori americani, from nose to tail, no? Di Certo, dal mangiare, naso alla coda. esatto, dal naso alla coda, è importantissimo, cioè mangiare l'interiora, perché se tu guardi, ad esempio, i leoni e le tigri, quando catturano l'antilope, la zebra o chi per essa, cioè la prima roba che mangiano sono l'interiora, poi il resto lo lasciano alle femmine o alle iene, giusto? Certo, in genere il fegato, che comunque è l'organo più nutriente. Ma tutti, assolutamente, quindi la vitamina A lì abbiamo risolto il problema, ma anche la vitamina K2 abbiamo risolto il problema, che c'è la gente, poi c'è la moda di assumere la vitamina D, la vitamina K2, c'è la mode, è incredibile. E poi perché ti dicono, ma c'è, faccio una piccola divagazione, lo studio Rotterdam, occhio, occhio, sarebbe sempre bello dare anche questa informazione. Quando ci sono studi, tu senti lo studio scientifico, ah, c'è lo studio scientifico, sì, però è un osservazionale, è come il China Study, che è la Bibbia dei vegani, è uno studio osservazionale, epidemiologico, che vuol dire? Che adesso Roberto e io pigliamo 200 individui, gli somministriamo un questionario, d'accordo? Loro lo compilano e poi non lo valutiamo. Il China Study è questo, d'accordo? Quindi, solo che i questionari li hanno somministrati nell'entroterra cinese, dove c'è un altissimo tasso anche di analfabetismo, d'accordo? E hanno praticamente tirato fuori le conclusioni, tra l'altro strampalate, su quanto il veganismo sia sano. Vi ricordo che noi siamo stati carnivori da quando siamo su questa terra, e qui chiudo la parentesi. La stessa cosa, se pigli lo studio Rotterdam, bellissimo studio, dove però è sempre comunque uno studio epidemiologico, osservazionale. Hai una riduzione degli eventi cardiovascolari se tu hai assumi la vitamina K2, ma guardate che gli studi scientifici, quelli con una evidenza più forte, d'accordo? Quindi se sono in doppio cieco, randomizzati, significa che pigliano due gruppi e che gli danno a uno un placebo e all'altro gli danno, in questo caso, la vitamina K2, però doppio cieco significa che non sanno cosa pigliano né il paziente, né il soggetto, né il medico che glielo somministra. Gli unici di cui disponiamo di un'efficacia è nell'osteoporosi, quindi anche questo, ecco, è importante dire. Però se ti mangi il fegato, c'hai anche la vitamina K2, perché gli hai tutte le vitamine liposolubili, sono A, D, E e K. E è importantissimo, perché? Perché è importante perché tutte lavorano insieme, ma abbiamo le forme solfatate anche della vitamina D, cioè noi ci facciamo di integratori.
importantissimo per ad esempio la psoriasi, non si discute. Però, Roberto, se dovessimo dire, cos'è meglio? Farcela da noi a livello fisico, la vitamina D, o pigliarla? Sicuramente è meglio che ce la facciamo. E se poi mangiamo fegato, abbiamo sicuramente quantità industriali delle altre vitamine, per non parlare di altri micronutrienti che hai nel fegato. Quindi non occorre neanche che te le fai. Ma hai anche vitamina C, dici, ma se mangi la carne non hai la vitamina C. Sbagliato. Questo è un altro mito, no? Che ti dicono, ecco, perché la gente dice mi faccio la spremuta d'arancio così ho la vitamina C. Quanto? Certo. Tra l'altro ho appena finito di leggere un libro bellissimo, un libro che si chiama The Fat of the Land, il grasso della terra. Bello. Non ho mai sentito questo libro? No, no. È un libro di un certo Stephenson, che americano, di un bel po' di anni fa, vissuto negli anni 30 del 1900. Comunque parla proprio dello scorbuto, ci ho fatto un video che uscirà fra qualche giorno. Bellissimo. E in pratica quello che hanno visto è che la storia dello scorbuto è sempre, viene sempre detto che gli esploratori marinai del passato contraevano lo scorbuto sulle navi quando facevano lunghi viaggi perché non avevano vegetali. E il governo britannico comunque cominciò a dargli grandi razioni di cibo vegetale per prevenire lo scorbuto, ma non ci riuscivano mai, nonostante gli davano un sacco di limoni, un sacco di vegetali che contenevano vitamina C. Invece, quegli esploratori che sono riusciti a non contrarre lo scorbuto, un certo Scott soprattutto, ci sono riusciti mangiando soltanto carne quando arrivavano al Polo Sud o al Polo Nord. Si nutrivano tipo di foche, di trichechi. Dove stanno le fonti di vitamina C vegetale? Non erano necessarie. Quindi... Esatto, bello, bello, bello. Bellissimo. Però questa storia qua nessuno la racconta mai in questa versione qua. È solo, no, non ci sono vegetali, quindi lo scorbuto. Beh, ma gli eschimesi... appunto, sì. I popoli nativi non hanno mica, cioè mangiano solamente grasso praticamente, carne, non è che mangiano vegano, Tra l'altro però... sappiamo che non c'è una differenziazione genetica per cui possiamo considerare gli Inuit superiori a noi o che si sono adattati a delle caratteristiche, perché nel momento in cui gli Inuit cominciano a mangiare la stessa dieta occidentale si ammalano uguale. Uguali, uguali, esatto. Sono bellissimi studi in merito. Certo. Sì, sì, veramente. Infatti dovremmo mangiare quello che ci dà, cioè quello che ci fornisce la natura, che va bene per noi, non purtroppo... Io ho una bellissima storia di carnivore, quella di Amber O'Hearn. Non so, ah, sì. Ecco, certo. Io l'ho conosciuta due anni fa a Würzburg, a un congresso di keto, dove lei ha portato appunto la sua storia. Lei adesso, allora ero 10 anni allora che era in carnivore, quindi sono quasi 12 adesso. Lei è una matematica canadese che ormai c'è in tutto il mondo. Vi consiglio di sentirla, lei twitta moltissimo su Twitter, la beccate sicuramente su YouTube. Ha bellissimi interventi, soprattutto perché ha un bel inglese, la capisci bene. E lei aveva una sindrome bipolare, quindi trattata con una terapia farmacologica, insomma, multipla, poverina, e era anche obesa. E lei ha fatto tutto l'iter, come lo fanno molti, forse l'ha fatto anche, anzi, Roberto mi pare di aver capito, vero? Che è partita con una paleo, quindi low carb, è andata in paleo. Cosa vuol dire paleo? Vuol dire che togli latte, togli legumi, togli cereali, d'accordo? Poi è andata in keto, è stata molto meglio in paleo, molto meglio in keto, d'accordo? Ma il click finale gliel'ha data la carnivore, e lei sta in carnivore, sta da Dio, non occorre che vi dica che ha praticamente nel tempo sospeso l'assunzione di tutti i psicofarmaci. Lei sta benissimo, mangia, perché le ho chiesto cosa mangia, lei mi ha detto mangio prevalentemente carne di manzo, ha detto, a volte del pesce, delle uova, a volte mi concedo del cioccolato fondente, ma raramente un qualcosa di formaggio, ma molto molto raramente.
Quindi questa è, insomma, una, si può dire, Roberto, non una carnivore pura, ma c'è Sean Baker, no? L'ortopedico americano che ha 4 anni, che è proprio un talebano, lui proprio, lui è un, anche un carnivore. È grazie a lui che ho trovato la carnivora io. È bellissimo. Beh, c'è un podcast con Joe Rogan, quello... Sì, esatto, esatto. È arrivato a chiunque quello. Esatto. E poi uno che mi piace molto, che ha fatto un bel libro per chi volesse leggerselo solo in inglese, è il Paul Saladino, no? Che ha fatto la carnivore. Ecco, io direi che lui ha fatto veramente un grosso lavoro, anche perché è arrivato a studiare medicina dopo aver fatto altre professioni nell'ambito medico, no? E è veramente un grande, perché ha fatto uno studio micidiale, ad esempio, sui micronutrienti, su tutti gli antinutrienti, poi ti spiega moltissimo. E lui, infatti, è uno che ha avuto, come il Roberto, grossissimi problemi con i vegetali proprio, no? Quindi, infatti, lui non beve neanche caffè, perché se il caffè comunque è un vegetale. Io dico sempre, allora, quando mi chiedono posso bere caffè, ma non ritengo che sia il caffè il problema. Io ai miei pazienti do sempre il consiglio di non consumare il caffè dopo le ore 14, cioè tiralo via, basta, appunto. Se, poi altre cose che vedo che nel web vanno di moda sono queste, di scrivere cortisolo, gente che si fa i profili, che si diagnostica un'insufficienza, uno scompenso cortico surrenale. Queste sono cose, cioè, no, la gente che spende veramente tantissimi soldi, Roberto, in web, no? Per fare questo tipo di esami, per fare anche tipo il microbiota intestinale, faccio l'esame delle feci, questi sono soldi veramente buttati, perché se tu metti a posto lo stile di vita, metti a posto tutto, se tu metti a posto quello che mangi, hai automaticamente il tuo microbioma intestinale si ripristina, e se tu metti a posto lo stile di vita ti si mette a posto anche il cortisolo, ma devi andare a letto a un orario decente, possibilmente devi avere nella stanza da letto fresca, senza fonti elettromagnetiche, quindi non devi avere la TV che guardi, oppure dormenti magari davanti alla TV in stanza da letto, via cellulari e quant'altro, e la mattina dovresti esporti alla luce del sole per fare in modo che i tuoi occhi assorbano appunto la luce blu, che è importantissima per tirare su il cortisolo la mattina, no? E queste sono tante piccole cose di ritmo circadiano che la gente non fa, perché c'è la gente che trascorre, purtroppo trascorriamo la maggior parte del nostro tempo dove? A chiuso. Ci sono anche palazzi, uffici dove non puoi neanche aprire la finestra perché sono climatizzati, ed è così. Quindi queste sono le cose, direi, importantissime da associare sempre ad una corretta alimentazione, e che spesso lì ci sono i problemi. Assolutamente sì. Accennato al microbiota, vogliamo parlare pure delle fibre. Altra falsità enorme. Non ci sono fibre abbastanza solo con la carne, quindi... È vero, è verissimo. E che gli rispondiamo? Un bellissimo studio che io ogni tanto giro ai miei pazienti, che ha dimostrato che anche in caso di stipsi non è che tu devi avere delle fibre. Dove sta scritto che noi dobbiamo avere delle fibre per avere un passaggio, una peristalsi, insomma, conservata. C'è gente che è devastata. Oggi è venuto un paziente a controllo, che l'ho messo in carnivore lui. Lui era uno che stava male, continuava a avere delle specie di diarrea, anche con perdita di sangue, di schiuma, proprio di avere anche ulcerato, provenendo a livello dell'ano. E lui si è messo a posto e è andato poi in stitichezza, come spesso succede ai pazienti che vanno in carnivore all'inizio, magari che contraggono un po' anche l'uso di grassi per paura, e comunque lui non ha più avuto questo tipo di disturbi, e aveva anche dei pruriti sul corpo dove si, insomma, si provocava delle lesioni proprio grattandosi, no? Come magari quando veniva nell'orticaria a Roberto, che andava sotto la doccia fredda perché non ce la faceva più, non sai più cosa fare. E con un'altra paziente oggi, Sara, era anche una che aveva tutte macchie, calore alla parte superiore del corpo, e queste si sono risolte. Quindi
lui, ad esempio, questo Helmut si chiama, ha provato a introdurre dei frutti, visto che col kiwi, ad esempio, non va, visto che col cetriolo non va, e poi io allora consiglio ai pazienti nella reintroduzione di studiarsi, no? Tu dici, ok, per me il kiwi non va bene, io mangio, ad esempio, la mela e non succede niente. Poi ti studi, sai cosa va, poi magari può andarti bene una volta, ma non se tu ne fai un uso sequenziale. Io consiglio sempre di reintrodurre un cibo nuovo ogni 4 giorni, perché puoi avere anche una reazione ritardata, no? Perché non tutti, Roberto, riescono a restare in carnivore. Ah, ma come lei dice, come loro a volontà, nel senso che vogliono comunque consumare altre cose. Esatto, oh, esatto. Certamente. Un contesto sociale, c'è la famiglia, perché dicono, ok, no, non ce la faccio. Io la paziente più fantastica che ho in carnivore, Roberta, è una paziente che ha un passato di veganesimo. Sì, ne ho visti tanti anche io. Cioè. Quindi è fantastica, è veramente, lei è ammirevole, ma lei è una tosta, è una che si crea, che va a studiarsi delle ricette, una che è bravissima a coinvolgere tutta la famiglia, ma lei è rinata. Bello, no, veramente bello. Ma secondo me le persone migliori sono proprio quelle che passano dalla parte più estrema, cioè tipo da vegana a carnivora, perché si rendono conto di tutte le bugie che gli sono state dette e allora non lo accetta, magari è stata male per in qualche modo pesante, un po' come me, per cui sono agguerriti. Secondo me queste sono le persone migliori. Bravo Roberto, agguerriti, infatti lei aveva un leaky gut micidiale, la pelle. Lei adesso sta bene, sta in energia, sta... No, è bello vedere queste storie che col tempo appunto delle patologie se ne vanno. Io adesso dei pazienti che ho preso in mano, ce li ho in keto paleo, no? Diventa un po' più facile da gestire, con ad esempio diagnosi di artriti, no? Quindi dove... per carità del Signore, che cominciano sennò a pigliare farmaci già impattanti fino ad arrivare anche all'assunzione di biologici, no? Ancora un paziente, la Barbara, che quando arrivava da me erano 30 anni, che aveva questa diagnosi di artrite reumatoide sieronegativa, con tanto di farmaci, e che con una cheto paleo lei non ha più niente. Poi ci sono anche queste storie qui di risoluzione totale di tutti i sintomi, quella di Roberto, insomma, no? Una risoluzione totale di quella che era una qualità di vita disastrosa, insomma, giusto? Quindi presa in mano con una carnivore, con solo carne, quindi un purista, un carnivore purista, Roberto. Assolutamente sì, io lo sarò tutta la vita, sono sicuro. Perché secondo me il problema più grande è che oramai abbiamo anteposto il gusto alla salute, ok? Quindi mangiamo soltanto per gusto, per cui se la cucina italiana è un'eccellenza, la si considera un'eccellenza soltanto perché produce cibi buoni, ok? Oltre ovviamente alla qualità, che sicuramente, ok, apprezzabilissima, però io credo che se le persone arrivano a stare così tanto male, riescono poi ad anteporre la salute. È comprensibilissimo che non tutte vogliano essere carnivore al 100% per tutta la vita, comprensibilissimo. Però se fossimo stati magari in una dieta paleo oppure chetogenica sin dalla nascita, non avremmo sviluppato tutti questi problemi. Io di sicuro non credo che avrei sviluppato tutta questa... Al 100%. Sono completamente d'accordo, Roberto. Se penso, oggi ho postato sulla mia pagina in Facebook qualcosa sugli omega 3, quindi le domande che sono arrivate... Se l'omega 3, ad esempio, può essere utile in soggetti affetti da ADHS, no? E quindi anche la stessa cosa. Cos'è DHS? È la adesso non mi viene l'acronimo. Vabbè, una patologia comunque. Sì, sì, ma nervosa, dove ce l'hai, ma anche, anche nell'adulto. Blackout. Vabbè, succede. Insomma, va verso anche nel bambino, verso l'autismo, d'accordo? Dove
è completamente dimostrato il fatto degli omega 3, però giustamente io concordo con lei, Roberto, che se questi bambini qui fossero stati nutriti in paleo, in una eco, mai sarebbe successo, mai, perché i bambini iperattivi, eccoli lì, questo è tipico dei bambini iperattivi, no? Quindi deficit di attenzione, questo, la DHS, tutto questo dei bambini. Se noi andiamo a vedere le quantità di zucchero che mangiano questi bambini, è stupefacente, stupefacente. Quindi se noi gliele caviamo o gliele riduciamo, no? E così non se ne accorgono neanche, ma questo va da sé che tutta la famiglia deve fare, insomma, deve seguire questo tipo di dieta, non può seguire solo il bambino, giusto? Ma se non è così ci saranno sempre dei problemi. Secondo me prima o poi si arriverà ad un punto in cui la salute andrà così tanto a farsi benedire tra le persone, per cui si comincerà prima o poi a considerare per forza l'alimentazione, perché non è possibile curare tutto con i farmaci, assolutamente no, i farmaci non curano proprio niente, prima di tutto. E poi, cioè, ci sarà un livello in cui le persone staranno così male che si arriverà al punto in cui bisogna per forza dire, con l'alimentazione messa in primo piano si riesce a risolvere tutte queste cose e a prevenirle. Perché tra l'altro è assurdo anche, lei diceva, la quantità di zuccheri che mangiano questi bambini, e io direi carboidrati in generale, perché alla fine quello è più o meno, ma tutti i bambini che già da piccoli sono pieni di carie in bocca, e poi ci sono gli Inuit che non hanno mai visto una carie in tutta la loro vita. È incredibile il livello, a che livello siamo arrivati, e però lo abbiamo accettato come normale. Già oggi non ci sono più persone che hanno zero carie. Lei conosce la Weston A. Price Foundation? L'ho sentita nominare, però non mi viene a mente cosa sia. È un dentista, pochi decenni fa, che ha girato tutto il mondo a guardare nella bocca della gente. Interessantissimo. Quindi se nei popoli nativi, tipo Inuit, tipo possono essere in Asia, insomma, dei popoli che mangiano quello che va bene per loro, d'accordo, quindi non cibi raffinati, c'è la dentatura perfetta, ma anche la forma della dentatura, per non parlare della salute dei denti, no? In effetti noi abbiamo i bambini che sono pieni di carie dei denti da latte. Che è devastante, per non parlare di tutti i problemi che ci sono di masticazione, di crescita completamente aberrante dei denti. Verissimo. Ma comunque altra cosa che vorrei dire è che il livello, secondo me, di ignoranza nella medicina è così generalizzato, per dire. Io prima di iniziare la dieta carnivora, quando io mangiavo un po' di tutto, prima che mi venisse l'orticaria pesante, io avevo anche tanti altri piccoli problemi. Tra l'altro avevo una periodontite, per cui ste gengive molto gonfie in bocca, e ogni tanto mi usciva un po' di sangue, dolore, visite dal dentista frequenti, e quello che mi diceva il dentista era tipo l'odontoiatra, tipo che io spazzolavo i denti troppo forte. Cioè, cose che io non potevo tanto, sulla quale non potevo tanto intervenire, ma nel momento in cui io ho eliminato i carboidrati e faccio una dieta carnivora, non ho più questo problema alle gengive, assolutamente niente. Tra l'altro ho una carie in bocca e ho anche un molare che non c'è più, me l'hanno tolto da quando ero bambino, ragazzo, ok? E quindi, nonostante questo, io la carne la mangio benissimo e non ho più dolori ai denti. Verrebbe intuitivo pensare che io possa avere problemi a masticare la carne perché magari è più dura, invece assolutamente no. Era con i carboidrati che mi facevano male i denti. Certo, con l'eccesso soprattutto di carboidrati. Ma sarebbe veramente così semplice, no? Ma non è facile, perché la gente fa fatica quando anche si rimette bene, perché fa una fase di paleo, di keto paleo, no? E quindi sta bene e ha un completo benessere. Dopo magari li rivedo 2 anni dopo
che hanno avuto relapse, no, ma stavo veramente bene quando mangiavo così, però ma so, lo so, ho ripreso, ma a parte i chili ripresi, che sarebbe il problema minore, che magari sono 10 kg, chi se ne frega, giusto, non è quello, ma il malessere. Ma io penso a un paziente, Robert, che io ho in trattamento tutti e due, inizio 50 anni, no? Quindi obeso, insomma, l'ho messo in una low carb stretta, d'accordo? Quando è tornato mi ha detto: io non ci credo, lui era anche obeso, sono rinato, ho tantissima energia, sono lucido, dormo da Dio, mia moglie ha detto che non russo più, ma sono... Dice: salto la colazione perché non ho fame. Quando mangio la mattina, salto la cena. Io ho detto: io ho un'energia che sul lavoro sono come ero quando avevo 30 anni, non mi ferma più nessuno. Ed è così: hai un'energia mentale e fisica che è infinita, una lucidità che è incredibile. Cioè, io direi provare per credere, vero Roberto? Assolutamente sì. Vabbè, io sui suoi pazienti ne volevo parlare alla fine, ma lei li ha già nominati, quindi ottimo. Ma questo punto le farei le domande che ho raccolto, così magari ci addentriamo su qualche altro argomento. Allora, io ho già anticipato prima che io non importa quello che si dice, io con la dieta carnivora continuerò tutta la vita. Io voglio stare così per sempre. E nessuno mi può dire niente. Tra l'altro, oggi con internet, certamente, medici alzo le mani, però con internet si può avere accesso a qualunque informazione. Io posso avere accesso a qualunque, tra l'altro, studio, qualunque pubblicazione, conosco l'inglese, conosco altre lingue, posso documentarmi per bene. Ok, quindi ho tutto quello che mi serve per continuare tutta la vita, almeno si spera che continui ad essere sempre così. Però chiaramente le persone si chiedono, me l'hanno chiesto già due persone, vogliono sapere se una dieta carnivora, secondo lei, si può fare a vita oppure si possono sviluppare carenze. No, le carenze, questo è stato dimostrato, come il libro che nominavo prima, quello di Paul Saladino, no? Che lui è carnivoro, però lui facendo anche molto sport, inserisce anche dei carboidrati. Allora dipende sempre che tipo di dieta carnivore voi andate a fare. Comunque non risulta che ci possano essere delle carenze e men che meno se voi dite faccio la carnivore, però è impattante sui reni. Partiamo dal presupposto che voi siate sani, perché questa è la seconda cosa che ti chiedono, giusto Roberto? Se va male per i reni. Io oggi ho fatto gli esami di urgenza a una mia paziente che non ha compliance, cioè significa che non è ubbidiente. D'accordo? E questa adesso che cosa ha fatto? A parte che ha 7,5 di emoglobina glicata, che cosa vuol dire? Che lei viaggia con valori di glicemia sempre elevati, cioè un franco diabete scompensato, d'accordo? E lei ha adesso una insufficienza renale con un filtrato glomerulare ridotto. Ma non è perché mangia le bistecche e la trota e il salmone, è perché la signora continua a rimpinzarsi di carboidrati, d'accordo? E si è fottuta i reni, scusatemi la licenza poetica, perché questa è nel diabetico che non controllato, prima o poi i reni partono, questo è matematico, parte anche il resto, partono i reni. Ecco, io non ho mai visto un paziente in very low carb, in low carb o in carnivore, dove abbia un impatto sulla funzionalità renale. Poi, ripeto, studi sulla carnivore, forse è giusto anche dire questo, Roberto, che non disponiamo di studi long range sulla carnivore, Arriveranno, arriveranno. però di questo non disponiamo, no? Cioè di una carnivore, il soggetto come il Roberto, come Sean Baker, come Rambert O'Hearn, che fanno una carnivore proprio purista, non disponiamo. Però fino ad oggi, d'accordo? Fino in questo momento qui non c'è nulla che ci faccia presupporre che questo non sia fattibile a lungo termine. Perfetto, grazie, sono d'accordo.
Allora, una persona mi chiede se è vero che bisogna ridurre la quantità di grassi durante l'estate, oppure si può mangiare la stessa quantità per tutto l'anno? Devo dire che questa personalmente mi giunge nuova. Ah, ok. Sì, c'è questa credenza che comunque in estate sia necessario diminuire i grassi. Questa mi giunge nuova, però Nuovissima. devo dire, non so, cioè, mi viene da pensare agli animali che vanno in letargo e che consumano tantissimo grasso prima per mettere sul grasso, ecco, è come se noi fossimo in letargo d'inverno e quindi d'estate sfruttassimo, ma io non ci vedo un senso, però ripeto, io direi questa domanda qui la passo, nel senso che non ho mai letto qualcosa in merito. Ma magari mi sfugge. Vabbè, passo alla successiva allora. Di questo l'abbiamo già accennato prima. Si chiede del colesterolo alto. Prima di tutto chiede: è vero che provoca malattie cardiovascolari? Colesterolo è un business da 35 miliardi di dollari l'anno, d'accordo? Questo è il blockbuster del secolo scorso, il fine secolo scorso. Perché? Perché 35 miliardi l'anno è quello che hanno fatturato fatturato l'industria farmaceutica con la vendita delle statine. Quindi voi pensate che la statina, ok, vi fattura, cioè 35 miliardi. Allora, con 35 miliardi voi riuscite a comprarvi tranquillamente, investendone solo 10, anche le società, le maggiori ovviamente società scientifiche internazionali. Molte di queste sono comprate. Vi ricordo che anche l'OMS è stata comprata per quanto riguarda lo zucchero per tantissimi anni da qui, dai lobbisti dello zucchero. E questi, ma ci sono tutti i dati, tranquilli. Se volete, ve li fornisco tutti. Anzi, se volete, ve lo dico anche subito dove andare a vederveli. C'è Marianne De Masi, che è una giornalista australiana, che era una famosissima giornalista di una rivista che si chiamava ABC Health, una roba del genere, comunque ABC, tipo report, per capirci, però di prima serata, insomma, sul canale principale, che ha fatto uno studio, ha fatto un programma, insomma, sulle statine, siccome è una giornalista investigativa, non come quelli venduti adesso dal mainstream, che ci dicono le cose, tutti lasciamo stare. E lei ha portato quello del colesterolo, tutto quello che c'è dietro alla vendita delle statine, il colesterolo, i dati, gli effetti collaterali sulle statine che non sono mai stati resi pubblici. D'accordo? Ha fatto tutto questo programma qui, il giorno dopo ha perso il posto, licenziata. Quindi di lei c'è un bellissimo, come si dice, un bellissimo. Scusatemi che c'è il telefono di mio marito, scusate. Figuri. Che è reperibile e l'aveva dimenticato qui. Allora, ha un bellissimo video che lo trovate in YouTube. Magari prendete con i sottotitoli, lei è un bellissimo inglese, con i sottotitoli in inglese o tradotto in italiano, e non dura neanche tanto, non so se, ma meno di un'ora, vi dà tutta la storia chiarissima di quello che è lo scandalo delle statine e del colesterolo, di come nel corso degli anni, quando io ho iniziato a studiare, davano normale il colesterolo 250, il colesterolo totale, all'ideale non se ne parlava neanche, dopo 220, dopo 200. Dopo hanno cominciato a avere l'LDL, sotto 120, sotto 100, sotto 70, Maria Vergine. Cioè, la gente, poi ci sono medici che fanno solamente colesterolo è LDL. Colesterolo cattivo adesso. D'accordo? Allora, io in 30 anni, e faccio ecografia da poco meno di 30 anni, quindi le ecografie le faccio di routine ai pazienti che vengono
del mio ambulatorio dell'ecocolor Doppler delle carotidi, no? Che sono quelle arterie che irrorano il cervello, quindi lì vedi, ne ho viste placche di soft, cioè quelle morbide, a maggiore componente fibrolipidica, le placche calcifiche. Nei giovani prevalgono le placche soft, quelle morbide, d'accordo? Quelle tendono a crescere, se hai una placca calcifica è molto più stabile, non è che cresca, d'accordo? Ma non è che tu hai il colesterolo alto e ti viene la placca. È il processo infiammatorio che ti fa venire la placca, d'accordo? Non è che se tu hai 340 di colesterolo automaticamente sei infiammato. Vi ricordo che l'85% del colesterolo lo fa il nostro corpo, d'accordo? Noi influenziamo il colesterolo solamente mangiando, con quello che mangia, le uova che mangia Roberto, la bisteccona che mangia Roberto, che contiene anche colesterolo, ma viene influenzata solo nel 15%. Poi ci sono quelli high responders, che sale con l'alimentazione, allora lì vai a vedere, ci sono anche questi ovviamente, ma nella maggior parte della gente tu influenzi il tuo colesterolo solamente col 15% di quello che mangi, l'85% lo fai tu. Che cosa significa? Che noi dei 120 grammi di colesterolo che abbiamo, noi ne abbiamo un tot nel cervello, perché la metà è grasso. La guaina delle mieline, d'accordo, che sarebbero tutte le terminazioni nervose, è fatta per la maggior parte di colesterolo. Tutti gli ormoni sessuali, il vostro testosterone, estrogeno, sono fatti, provengono, la sostanza da cui vengono fatti, è il colesterolo. La vitamina D è uno steroide anch'esso, è imparentato con gli steroidi sessuali, proviene dal colesterolo, d'accordo? Quindi, e vi ricordo anche che tutte le membrane contengono del corpo, delle cellule, d'accordo? Contengono colesterolo, quindi ve lo dico subito. Se noi non avessimo colesterolo, zero colesterolo nel corpo, non ci saremmo, d'accordo? Il nostro cervello riesce a usare i corpi che insomma grasso per funzionare ancora meglio del glucosio, ma il nostro corpo è furbo, siccome c'è il glucosio lì è più facile usare quello lì. Ma se tu vai ad esempio quando metti il paziente in dieta chetogenica perché è un paziente, non lo so, perché ha una malattia neurologica, metti in una cheto insomma spinta, prima di entrare in chetosi passa un determinato tempo prima che poi le cellule si abituino a abbandonare il glucosio e a usare invece il grasso come benzina. Quindi senza colesterolo non ci sarebbe vita. Vi ricordo anche, che questo non ve l'hanno mai detto, che il colesterolo fa parte di tutti i processi riparativi del nostro corpo. Quindi se tu lo tiri giù non è che ti fai un favore. Quando c'è il paziente cachettico, che cosa significa? Il paziente cachettico può essere il paziente con un tumore in stadio avanzato, lo vedete che è tutto magro, è scheletrico, quello lì non ha più colesterolo, d'accordo? Il corpo non è neanche più in grado di produrne. Allora, quando io vedo le placche, perché la domanda era questa, quando io chiedo ai miei pazienti, ad esempio, che sono sempre un po' in maniera provocatoria, no? Gli dico, no, ma perché il medico mi ha dato la statina. Benissimo. Che cosa si aspetta lei dalla statina? Quindi lo chiedo a voi, ma voi che cosa vi aspettate dalla statina? Che abbassi il colesterolo. D'accordo. Ok, ma che cosa ti aspetti tu abbassando il colesterolo con la statina? Conseguenze, prima li vedo un po' incerti, poi mi dicono che allora glielo dico io, perché che non ti venga l'infarto, non ti venga l'ictus. Esatto, no. Andate a vedervi gli studi, andate a vedervi da chi vi ha sponsorizzati, cioè non esiste, non è che se io piglio la statina non mi viene l'ictus o l'infarto. Ha detto una cosa giustissima Roberto, e questo mi dispiace. La medicina, l'approccio della medicina convenzionale, da cui io sia chiaro provengo, non è un approccio curativo. Ti faccio un esempio semplice. Se io ho mal di testa, tu mi dai l'antidolorifico, mi dai il brufen, il moment, la tachipirina, quello che volete voi, l'occhi, ok? Mal di testa domani, occhi, mal di testa, e continuo a prendere mal di testa. Sì, ma a un certo punto, scusatemi, se io piglio l'antidolorifico,
faccio una terapia sintomatica, d'accordo? Cioè curo il sintomo, ma non la causa. Io devo fare una terapia causativa, quindi a un certo punto devo andare a vedere perché continuo a avere mal di testa. Se tu ora rimuovi la causa, hai risolto il problema. Perché Roberto aveva il corpo disseminato di placche psoriasiche e c'aveva l'orticaria? Perché è sfigato? No. D'accordo? Quindi, che avrà ricevuto di tutto e di più, cui sicuramente cortisone, giusto? Perché quello non si nega a tutti, non si nega a nessuno in dermatologia, giusto Roberto? Ecco, però era una terapia sintomatica. Non era una terapia causale. Quindi lui si è trovato una terapia causale, cioè la serie io vado a rimuovere quella che è la causa, perché se io ho mal di testa e ho dei problemi, faccio un esempio, cioè quello che succede a me ad esempio, con i cereali, se io mangio la sfogliatina, che tanto mi piace, tantissimo, c'è il pericolo che domani pianti l'emicrania dell'anno, capito? Quindi io faccio a meno della sfogliatina. Poi magari mi va bene, non mi succede niente, o mi viene solamente dolore articolare all'anca o al ginocchio di solito quando mi alleno, se mangio un cereale. Ecco, quindi la stessa cosa è così. Se io ho il colesterolo alto, non è che adesso mi viene la placca, pianto un ictus o un infarto, ma se io ho diciamo così, dei parametri di infiammazione sempre elevati nel sangue, allora sì. E come faccio a saperlo? Beh, innanzitutto, se ti fai il colesterolo, fatti un favore, misurati sempre l'HDL, quello totale, e i trigliceridi, perché questo lo fa ogni santo laboratorio, e vedi di avere trigliceridi il più basso possibile e HDL alto, d'accordo? Perché questo è un effetto protettivo. Questo è importante. Non è che devi andare a vederti, a farti un profilo lipidico totale per andare a vedere se il rapporto di acido arachidonico AA, queste qui sono cose che costano, d'accordo? O andare a vedere se ha le LDL ossidate, che sarebbero quelle piccole, dense, confronto a quelle grandi e, diciamo così, più fluffy, cioè schiumose, chiamale come vuoi. Questi sono delle cose che io non consiglio di farlo di routine, perché sono esami che costano, cioè li metti lì 150-200 euro, a te è sufficiente fare colesterolo totale, colesterolo HDL, trigliceridi, glicemia, insulina, emoglobina glicata e omocisteinemia e PCR high sensitivity. Perché? Perché con questo tu puoi dire molto sul tuo metabolismo, sul tuo stato infiammatorio. Tu hai la PCR normale, hai la glicemia normale, hai l'insulina bassa, hai il colesterolo 280, l'HDL alto e i trigliceridi bassi, non ti succede niente. Ma va da sé che se tu hai uno stato infiammatorio costante che va a ossidare, d'accordo? Perché il tuo corpo produce costantemente radicali liberi e vai a ossidare le piccole con le LDL con formazione di piccole LDL, queste sono pericolose, ma non è che sono pericolose a priori. È come io gli do la pistola a carica e tu spari, d'accordo? Spari nel momento in cui tu ti crei uno stato infiammatorio costante nel tuo corpo. Ma questo vale per l'Hashimoto, la tiroidite di Hashimoto, per l'ovaio policistico, per l'endometriosi, per l'artrite, per la psoriasi, ma per tutte le malattie infiammatorie intestinali, d'accordo? Cioè della serie, sei tu che puoi andare con lo stile di vita a ridurre il drive infiammatorio, non è questo povero colesterolo. Poi che cosa succede, Roberto? Una cosa che mi fa andare fuori di testa. Allora cosa hanno fatto? Non piglio la statina, ma piglio il riso rosso fermentato. Mo, parliamoci chiaro, siccome la chimica è chimica, no? È come quando mi chiedono, ma lei dottoressa che cosa ne pensa della vitamina C sintetica? Ma che vuol dire? La formula chimica della vitamina che comprate in farmacia, la farmacia acido ascorbico, o quella della Solgar piuttosto che quella della Metagenics, quello che volete, è sempre quella lì, è sempre vitamina C. D'accordo? Quindi il riso rosso fermentato è monacolina K, che dal punto di vista chimico è l'ovastatina, una statina, capito? D'accordo? Non è che fate l'integratore che pigliate l'ashwagandha, d'accordo? Che vi rilassa. Voi pigliate la statina, ok? Quindi
provate un po', anziché fare, che è tanto più comodo, pigliare la pasticca che cambiare lo stile di vita. D'accordo? Adesso non mi viene più in mente, ce n'è uno che ha il colesterolo alto e anche l'LPA piccolo elevato. E anche? L'LPA piccolo è la lipoproteina piccolo, che è come si dice, un parametro metabolico che aumenta con l'aumento del rischio di infarto, no? E lui è uno con un ipercolesterolemico, ma solo quello, no? Adesso non mi viene proprio in mente, sono proprio andata. Era anche un challenge questo qui, ma se poi interessa ve lo posso mettere volentieri nei commenti, proprio sia sul suo colesterolo che anche sulla lipoproteina a piccolo. Quindi non è il colesterolo, ma è tutto il vostro metabolismo e il vostro stato infiammatorio. Io in 30 anni ho visto molti pazienti con tantissime complicanze in conseguenza a un dismetabolismo glucidico e un diabete. Ne ho visti tanti morire per complicanze da diabete, ma ipercolesterolemici morti io in 30 anni non ne ho visti. Ne ho fatti 14 in ospedale, eravamo 200, 2600 pazienti nel reparto, e nei nostri ambulatori ne passavano 60.000 ogni anno, era un reparto grosso, quindi non ne ho visti lì. Ho fatto un sacco di ecografie, d'accordo? Quindi pazienti operati, come si dice, di carotidi, di ostruzioni, di stenosi importanti, ma ci sono bellissimi studi anche in merito, dove vi fanno vedere che anche pazienti infartuati, se tu vai a vederti com'era il colesterolo, non è che fosse più alto. Uno, secondo me, dei più grandi studiosi è Uffe Ramskow, che ha scritto libri, ha studiato, quindi ci sono pubblicazioni, studi scientifici belli, suoi, anche review, ce n'è una bellissima, è una meta-analisi. La meta-analisi è un insieme di studi scientifici dove tu ti pigli quelli a grandissimo impatto, d'accordo? È fatto su 68.000 anziani, ok? Dove hanno visto che tu più abbassi il colesterolo, più aumenti la mortalità per ogni causa. Quindi Sì, anche volevo citarlo io. Esatto. o studi dove ti fanno vedere che il colesterolo LDL non è che correla con il rischio di infarto, sempre Uffe Ramskow, questo ha scritto dei bellissimi libri, belli, con la ricerca micidiale dietro, bibliografica. Non è un grande oratore, lui è proprio lui, è il tipico studioso, ma è un grande, cioè è un indipendente, no? Quindi andate sempre a cercare occhio agli studi, perché se tu sei ricco, riesci a finanziarti gli studi, no? Quindi di trovare quelli che valgono, insomma. Vabbè, io sono sempre più contento di aver fatto questa intervista. procedo con l'ultima domanda. Ok, allora, questa è anche un'altra cosa che secondo me molti chiedono perché comunque c'è la volontà, ovviamente. Ci sono circostanze in cui aggiungere carboidrati all'alimentazione sia assolutamente necessario? Non lo so, magari per un determinato sport, una persona che fa uno sport agonistico, oppure in realtà non serve? E si può benissimo con una dieta carnivora basata sui grassi, una persona in chetosi. È una bellissima domanda, per carità di Dio, una bellissima domanda. Come vi dicevo, Paul Saladino è uno che inserisce dei carboidrati, specialmente di più nei giorni in cui si allena. Lui considera di porto quella che è la sua, in quanto questa è gente che lo fa, che lo vive, che ci ha fatto un sacco di studi come lui, quindi il libro ve lo consiglio, che è il Carnivore Code, il suo libro. Lui dice: se dovete pigliare dei vegetali, pigliate zucca, avocado, che avocado poi è grasso, e lattuga, oppure la frutta, perché la frutta contiene meno antinutrienti rispetto alla verdura. Quindi
Pensate ad esempio alle salate degli spinaci, pensate alle solanacee e quant'altro. Ecco, quindi inserisce lì. C'è chi inserisce anche del riso, no? Quindi dentro. Questi dovete ovviamente vedere voi come vi sentite. Vedete il Roberto? Lui sta benissimo così, perché ha detto lui sta con la carne di manzo, con il grasso, adesso inserisce qualche tuorlo d'uovo. Lì dovete vederlo veramente voi, soprattutto se poi fate una disciplina agonistica. Ripeto, ci sono bellissimi studi in merito anche per quanto riguarda la dieta chetogenica dello sportivo, ma questo adesso porterebbe un po' avanti. Io posso dire questo: partiamo dal presupposto che siamo sportivi amatoriali, anche c'è chi lo fa spinto perché ci sono quelli che insomma fanno di più. Testatevi, ma ce n'è uno che è molto ganzo, non so se lo conoscete, se lo conosce Roberto, che è il Salvatore, che ha una pagina in Facebook anche di Barra Franca, Salvatore Pantorno. Lui è uno che è in paleocheto, oserei dire, e lui fa sempre allenamento di forza, e quando fa l'aerobico fa tipo a scatti, no? Nella corsa a scatti, ma soprattutto fa allenamento di forza. Lui va da Dio. Io direi che ognuno dovrebbe provare su di sé e vedere come sta meglio. Tra l'altro, lo stesso Sean Baker che lei ha nominato prima, ha 54 anni, ha dei record mondiali. E questo è uno che non mangia nemmeno organi. Cioè, Esatto, io. è vero. Lui mangia di vero, giustissimo, Roberto. E fa, Madonna mia, fa. Moltissimo, no? Perché lui posta tutto quello che fa, e quindi è veramente soggettivo. Cioè, poi lì è di nuovo uomo e donna, due mondi, anche lì. Ah, beh, poi comunque anche, vabbè, chiaramente anche Sean Baker io non mi ci paragonerei mai, però comunque se vedo un esempio di un uomo di 54 anni che adesso sta facendo dei video dove si allena con degli atleti di livello mondiale che fanno boxing, se non sbaglio, ma kickboxing, non lo so di preciso. Comunque hanno metà dei suoi anni e lui si allena assieme a loro. Sì, no, veramente. Beh. È vero, è vero. Io ogni tanto lo guardo, mio marito lo segue molto perché mio marito è sostanzialmente un carnivore. Lui quando ha scoperto che la verdura non serve, basta, rinato. Ecco, ci sono persone che non vogliono assolutamente abbandonare i carboidrati, ma ci sono anche persone così. Infatti mio marito proprio via. Contentissimo, io invece mi piace, ma ripeto, la verdura mi piace, insomma la mangio, ma sì, ho cambiato anch'io il rapporto, no? Io non sono una carnivore, non ho necessità e non sento l'esigenza di entrare in carnivore, io mi considero di più una paleo low carber, in quanto però non ho nessun problema a farmi anche un hummus di ceci o piuttosto una crema di lenticchie, ok, mi piace spaziare, anche se la mia base è sostanzialmente una low carb. L'importante, Roberto, è stare bene, no? Per me il carnivore sarebbe limitativo, cioè nel senso che mi mancherebbe qualcosa, è per questo che nella risposta che ho dato prima è ognuno si deve ascoltare. E io penso, Roberto, che noi siamo anche pressati da quelli che sono i nostri sintomi di malessere, no? Cioè io so perfettamente che se mangiassi la pizza avrei l'emicrania in bagno, come non mangia, giusto? Se mangia gli spinaci è morto, no? Ecco, quindi impari a conoscerti, impari ad ascoltarti, e questo sarebbe il messaggio che mi piacerebbe di dare oggi, no? Quindi la carnivore è la dieta di deprivazione di tutto per eccellenza, di eliminazione, diciamo così, per eccellenza di tutto quello che può essere fibre, antinutrienti, tossine e quant'altro, posto che tu mangi carne di allevamenti adeguati. Non deve essere carne biologica, ma di allevamenti adeguati, perché se no tu vai a mangiare carne che ha mangiato i cereali con i pesticidi, siamo punto a capo. No.
d'accordo. Poi il pesce, cercare del pesce possibilmente pescato, evitando i pesci predatori, le galline che fanno le uova felici, le galline che vanno sul letame, quelle, ecco, e che sono eccellenze che comunque, vero Roberto, si trovano, no? Bisogna andare a cercare. Certo. Comunque, riguardo la scelta della propria alimentazione, ovviamente ognuno è giudice di se stesso, ognuno è libero di fare. Io la lotta che faccio io non è per imporre agli altri un'alimentazione oppure per dire che quello che faccio io è meglio di quello che fanno altri, assolutamente no. Io voglio che le persone sappiano che esistono altre possibilità, che esistono altre alternative e che soprattutto che ci sono tante falsità che vengono spacciate per verità, ma non lo sono assolutamente. Esatto. E io sono per la verità, io voglio che si dicano le cose come stanno, poi ognuno compia le sue scelte, consapevole. Noi abbiamo fatto informazione, non facciamo Ecco, informazione. esatto. Grazie Roberto. Ah, grazie mille per questa intervista, dottoressa. Roberto, è stato veramente bello e soprattutto importante. Grazie, magari ne rifacciamo una più avanti. D'accordo? Sarebbe bellissimo, grazie Grazie Roberto. Di nuovo, ricordate che la salute è una vostra responsabilità. Alla prossima!